non li vedo bene, ragazzi, eh. Cioè, io non so se qualcuno di voi si immagina la scena finale con loro due, finalmente diventati re e la regina. Dio salvi la regina! E magari pure incinta, che si sposano, un bel matrimonio vestito di bianco. Però ricordiamoci, ragazzi, che sicuramente quelli che non moriranno, assolutamente noi ne siamo sicuri, perché ce l'hanno già detto 7 volte che stanno in una cripta assolutamente al sicuro, quindi non c'è pericolo. È solo una cripta piena di morti. Sono giustamente le donne e i bambini che sono scesi giù di sotto. Fondamentalmente, in una cripta piena di morti, quando il re della notte li può riportare in vita. Non so, ragazzi, cioè, mi immagino, spero di no, che facciano la scena tipo gli Stark defunti, tutti che escono dalla tomba. Wow, la mamma di Jon Snow. Wow. No, ragazzi, spero proprio di no. Bei tempi, ragazzi, quando ero giovane. Innocente e ancora non sapevo come sarebbe andato a finire il trono di spade. E invece eccoci qua, ragazzi. Il trono di spade è finito e non so voi, ma io ho ancora, a distanza di una settimana, un po' di amaro in bocca. Per come è andata a finire, ma soprattutto per come sono stati trattati alcuni personaggi, che secondo me non si meritavano di essere trattati così. E ragazzi, per quelle più vecchie di voi, che se lo ricorderanno sicuramente, io non ero così giù per una cosa da Fantaghiro 5, esattamente. Ora, se qualcuno di voi l'ha mai visto, ha mai visto Fantaghiro, ecco, io non ero così turbata e depressa da una cosa da Fantaghiro 5. Comunque, andiamo per ordine, ragazzi. Allora, la cosa, diciamo che in generale. Se avete visto il mio vecchio video dove appunto cercavo di indovinare diverse cose, direi che molte cose ce le ho anche azzeccate. Più o meno ho indovinato il mood dove sarebbe andato a parare. Quello che assolutamente io non mi sarei aspettata, sinceramente, francamente, è che liquidavano il Re della Notte con un episodio. Cioè, per me doveva essere una cosa estremamente epica, alla Signore degli Anelli, una fatica immane. E invece arriva Arya, che ok, è Arya, quindi è brava, tutto quello che vuoi, però, cioè, dall'altra parte c'è il Re della Notte con tutti i suoi i generali, pa, spadata e lui muore, anzi, scusate, non spadata, pugnalata e lui muore. Ok, gliel'ha data a tradimento, tutto quello che vuoi, però io, ragazzi, sinceramente, quella battaglia l'avrei voluta vedere un pochino più epica, anche perché praticamente. Metà della battaglia ti fanno vedere Jon e Daenerys che si sono persi, per come se i draghi non fossero in grado di girare al buio. Quindi loro si sono persi, dove sono? Bah, dove andiamo? Non lo so, Daenerys, attiva un po' il navigatore. E ragazzi, veramente questa battaglia, se ci aggiungete il fatto che era estremamente scura e quindi veramente si vedeva poco, per me è stata la prima grande delusione. Già lì ho capito dove la serie sarebbe andata a parare, ho detto basta, non la voglio più vedere. Però sono masochista, ragazzi, adesso posso scriverlo in tutti qui, nel mio curriculum, professione masochista. L'ho guardata, giusto per farci togliere anche la qualsiasi possibilità di monetizzazione da YouTube, me la sono guardata tutta e me la sono guardata prima di andare a dormire, giustamente a mezzanotte, così il giorno dopo, rimuginare, c'avevo pure la carogna, praticamente mi sono fatta tutti i martedì che arrivavo in ufficio che sembravo uno zombie. Un'altra cosa, ragazzi, che mi è piaciuta in parte, però in parte non mi è piaciuta, come sono stati gestiti i personaggi. Cioè, alcuni veramente benissimo, sono stata contenta di come siano stati conclusi. Ser Jorah, grazie a Dio, è morto prima di vedere lo scempio che ha fatto la sua Khaleesi. Oh, ragazzi, ci sono degli spari. Mi sa che è meglio che lo scrivo in descrizione. Grazie Dio che l'hai fatto morire, perché veramente poteva essere una. Cioè, veramente spezzargli il cuore in quel modo non avrei mai voluto. Sansa, sono stata molto contenta di come sia andata a finire, ragazzi, su questa ci avevo azzeccato in pieno. Sansa, Lady di Grande Inverno. Anche Arya, vabbè, più o meno questo penso ce l'aspettavassimo. Aspettavassimo. Ce lo aspettassimo tutti, che sarebbe andata a finire così. Infatti è andata via, è andata insomma per mare, o comunque diciamo è andata ad esplorare, e infatti anche questa ci aveva azzeccato. Però poi ragazzi, per questi personaggi che sono andati a finire male, bene, tutti gli altri malissimo. Ora, lascio perdere i personaggi che
che fino a 2 stagioni fa erano furbissimi e che d'improvviso sono diventati scemi come, boh, non lo so, avete presente Futurama, quelli con la lumaca al cervello? Ecco, lumaca al cervello. E questi sono ovviamente Varys che sta pensando di tradire la regina, la vuole avvelenare e la prima cosa che fa è andarla a dire al cane e al porco. Ok, va bene, complimenti per essere un maestro delle spie. Mettiamoci anche dai dito corto della scorsa stagione, ma vabbè. E anche comunque Tyrion, che non è che ci ha fatto sta figura del gran volpone, Tyrion. Anche lì lo va a dire a Jon Snow. Vabbè. Però ragazzi, al di là di questi che secondo me già sono stati trattati male, perché i loro personaggi volevano essere un pochino più intelligenti, anche ragazzi, il fatto che Tyrion non ci sia arrivato, che ti chiudono in una cripta durante la battaglia famosa, ti chiudono in una cripta piena di morti e magari i morti tornano in vita, cioè, serio, non ci sei arrivato? Cioè, penso che tra l'altro questo l'abbia detto anche Peter Dinklage, che è l'attore che appunto ci doveva arrivare. Però i 3 personaggi, ragazzi, che secondo me sono stati trattati peggio, veramente malissimo, sono: primo, Jamie. Cioè, hanno fatto fare tutta questa bellissima evoluzione del personaggio di Jamie, che all'inizio era un personaggio piatto, stupido, banale, cattivo, e l'hanno fatto pian piano diventare questa bellissima storia d'amore, ragazzi, con Brienne. Erano una coppia bellissima, io ci ho sperato. E poi all'ultimo lui prende e se ne va con Cersei. E vabbè. Io posso capirlo, ma doveva dirlo in un altro modo, cioè per altre motivazioni. Perché se tu mi dai la motivazione e mi dici: beh, lei è stronza, io sono stronzo, vado a trovarla. No, poteva dire: lei è mia sorella, io l'ho amata per tanto tempo, devo cercare di salvarla, indipendentemente da tutto, se c'è una persona che può farla ragionare, sono io, quindi io ci devo provare, altrimenti ce l'avrò sulla coscienza. Bello, mi sarebbe piaciuta la cosa, avrebbe avuto senso, lascia Brienne. Ma così, cioè, cosa. Non lo so, veramente, ragazzi, mi è sembrata una cosa gratuita. Secondo personaggio, ragazzi, che hanno trattato come uno zerbino, nel vero senso della parola, ragazzi, Jon Snow. Allora, Jon Snow era fighissimo nelle prime stagioni, è arrivato fino alla stagione 7 ad essere re del nord, il personaggio pieno di orgoglio, un uomo tutto ad un pezzo, veramente degno successore di suo padre. E poi perde completamente la brocca. Cioè, l'unica cosa che dice è: She's my queen. Ok, she's your queen. Ma tuo padre ti ha cresciuto con dei valori. Cioè, cavoli, perché? Perché semplicemente. Ok, che alla fine lui durante la battaglia si è reso conto, ha aiutato, non ha voluto fare, ma è poco, ragazzi, è poco. Cioè, lui avrebbe dovuto, nel primo momento in cui ha visto uscire di brocca, lui doveva combattere, combattere e tenere testa a questa donna, che lui evidentemente non ci riesce a tenere testa. E ragazzi, col senno di poi, il più grande spoiler della stagione per quanto lo riguarda era lo zerbino dell'IKEA con la quale ha fatto la pelliccia, cioè. Questo era il vero spoiler che nessuno ha colto. Cioè, gli hanno fatto la pelliccia con lo zerbino dell'IKEA perché lui è uno zerbino dell'IKEA. E mi dispiace, ragazzi, con tutto il cuore, perché John era bello, era figo, era tornato dai morti. Perché? Cioè, ok, alla fine la uccide, va bene, fa la cosa giusta, ma troppo tardi, perché lui si è rovinato completamente il personaggio. Cioè, lui non poteva più essere niente dopo che aveva permesso che succedesse questa cosa, e secondo me non se lo meritava. Terzo personaggio, per concludere in bellezza, ovviamente lei, ragazzi, la nostra Daenerys, come la volete chiamare. Anche qui, ragazzi, cioè, mi è dispiaciuto veramente tantissimo, anche per l'attrice, perché la vedevi proprio che soffriva, che ci stava male per il finale. Io non sono di quelle persone che pensavano che lei fosse buona, brava e cara. Infatti, nel video, ragazzi, questa penso che sia una delle altre cose che vi ho detto. Che mi sembrava il personaggio che avesse più da fare per evolversi e diventare bravo. Però al di là di tutto era fondamentalmente una persona che cercava di fare la cosa giusta e che cercava di entrare in dinamiche di governo, ma non era folle, cioè era spietata in alcuni casi, ma non folle. Io capisco, cioè io ho iniziato a darmela che sarebbe finita così quando hanno iniziato a togliere tutte le persone che potevano farla ragionare. Cioè lei praticamente alla fine è rimasta da sola. Fateci caso, c'era Sansa che diceva che lei si fidava ciecamente di Brienne
E Daenerys dall'altra parte si capiva che lei non si fidava ciecamente di nessuno, forse solo di Jorah, però non aveva questa fiducia e questo la metteva chiaramente in svantaggio rispetto a Sansa, cioè ti faceva già capire che lei era regina, ma non era così tagliata, insomma, perché non era stata comunque capace di guadagnarsi la fiducia praticamente di nessuno. Per quanto avesse un sacco di persone che la adoravano, ma Misa, Misa, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, io un po' me l'aspettavo, però veramente che lei uscisse di brocca così da un momento all'altro, ammazzare bambini innocenti, poverini, sono rimasta veramente male. No, ragazzi, veramente male. Per fortuna, cioè l'unica cosa che veramente si salvava era Drogon. Cioè Drogon alla fine che fa la cosa giusta, ragazzi. Drogon capisce, perché secondo me il punto in cui lui guarda Jon Snow è proprio quello, cioè fa proprio capire che lui ha capito tutto, cioè lui che pure ha fatto quel gesto cattivo, perché obiettivamente è lui che ha dato fuoco a tutti. A un certo punto io sono arrivata a pensare che addirittura sarebbe stato Drogon a uccidere Daenerys, io ero convintissima che sarebbe stato Drogon a uccidere Daenerys. E sono stata contenta che non l'abbiano fatto morire, perché veramente sarebbe stato un peccato l'ultimo dei draghi, che insomma, che fosse morto così. Un'altra cosa che sinceramente non mi è piaciuta, è stato il modo in cui hanno gestito il tempo. Avevano poco tempo, diciamocelo, avevano veramente poco. Il problema è che hanno messo un sacco di cose che sembrava che dessero degli indizi su come si sarebbe svolta la storia, che sembravano anche cose importanti. Vi faccio un esempio. Il dettaglio che durante la battaglia Bran stesse wargando, cioè non fosse fisicamente lì presente perché aveva gli occhi bianchi e quindi stava all'interno di un corvo, probabilmente stava spiando, stava guardando qualcosa, uno si aspettava che avesse fatto qualcosa, magari avesse chiamato qualcuno, avesse, insomma, io mi aspettavo sinceramente che questo avesse un senso, invece questo dettaglio non aveva assolutamente un senso. Altra scena che non aveva senso era Arya che incontrava questa cavalla bianca dopo un combattimento, sembrava proprio come una visione. E non lo so, cioè io pensavo che avesse un senso, che l'avrebbe utilizzata per qualcosa, che comunque avesse fosse un simbolo. Invece, boh, ragazzi, cioè magari era una cavalla bianca e quindi ti faceva vedere che qualcuno era sopravvissuto. Non lo so, però. Sinceramente, messa così, potevano metterci una bambina sopravvissuta se volevano farti vedere appunto che qualcuno alla fine si era salvato. L'apice di tutto è stata alla fine, nell'ultimo episodio, Drogon porta via Daenerys e Brandon dice: "Io posso wargare, forse posso trovare Drogon." Ok, va bene, vai, warga, facci vedere questa scena. Vogliamo vedere magari Valyria, sarebbe stato bellissimo, le torri di Valyria e Drogon che stava portando Daenerys lì. E invece niente, anche quella è una battuta assolutamente a caso, messa lì senza scopo. Questo aggiunto a mezz'ora di Tyrion che mette la sedia, Tyrion che sposta la sedia, Tyrion che sistema quest'altro, e il concilio finale in cui ti fanno vedere chi è diventato Lord delle Fogne e chi diventa Lord di quell'altro. Non so, ragazzi, io personalmente avrei preferito vedere magari qualcosina di più di quando Jon è stato catturato, vedere, capire un attimo di più, ci cioè avrei dedicato un attimo più di tempo dal momento in cui Jon ha ucciso Daenerys a quando è stato trovato, catturato, imprigionato, verme grigio, anche lui che ovviamente ha perso completamente il cervello, perché non sia mai. E magari avrei voluto vedere un pochino trattata meglio anche la scelta del nuovo re. Cioè, Vermigrigio arriva lì con un suo ostaggio, quindi quello è un suo ostaggio. Dall'altra parte ci sono fondamentalmente tutti i traditori. E lui dice: "Io lo uccido", più o meno, insomma, non mi ricordo molto bene la scena, ragazzi, perché poi era anche abbastanza sotto shock. Quindi, io lo uccido. E lei dice: loro dicono: "No, tu non puoi ucciderlo, deve decidere il re." Ah, va bene, allora facciamo insieme il re. Dai, chi è che facciamo il re? Due o tre persone parlano. Tra l'altro, ragazzi, pure il Sam, poverino. Cioè, ma veramente fino all'ultimo lo trattano come un deficiente. Come un deficiente. Sam, tra l'altro, che fa un'uscita assolutamente a caso anche lì. Facciamo che votano tutti. Ok, come? Pensa come? Magari aveva anche senso. E tutti insieme decidono quindi che il re diventa Bran. Bran ti dice: io lo sapevo fin dall'inizio. E niente, così si conclude. Non lo so, ragazzi.
Probabilmente c'è tanta gente che ci ha pensato un po' troppo su, ci hanno ricamato un po' troppo su, quindi si aspettavano un po' troppo da questa serie, quindi forse questo ci ha un po' deluso. A parte questo, però, secondo me veramente c'erano cose che potevano essere fatte meglio. E ragazzi, ultima cosa, poi chiudo. Una cosa che veramente mi ha dato qua, mi è rimasta qua, mi ha ucciso, il fatto che nessuno abbia detto le sue ultime parole. Fateci caso. Ne hanno ammazzati 4 o 5. Ser Jorah non ha detto le ultime parole. Daenerys non ha detto delle ultime parole. Io le volevo sentire, volevo sapere cosa diceva. Non è possibile. Non puoi far morire così tanta gente senza dire una parola. Vi faccio un esempio, ragazzi, con un videogioco: World of Warcraft. Allora, immaginate, c'è una delle scene più belle, secondo me, una delle morti più belle di World of Warcraft, è quella del Re Lich, che fondamentalmente è il re della notte, uguale, pari pari, esattamente la stessa cosa. L'unica cosa è che Relich è il figlio del re, quindi è un principe che è diventato corrotto. Quindi tu fai tutta la storia, vai lì per ucciderlo, ti fai tutta la torre, la sua torre fino in cima, dove lo sconfiggi, dove c'è anche suo padre, quindi suo padre prende parte, lo spirito di suo padre, al combattimento. Alla fine c'è Arthas, Re Arthas, il Re Lich, che muore tra le braccia di suo padre e dice: I see only darkness, cioè io vedo solo oscurità. Ecco, pensate come sarebbe stato bello se ci fosse stato Daenerys che in punto di morte avesse detto una cosa del genere. Cavoli, ti avrebbe comunque lasciato qualcosa. Lo so, ragazzi, che magari non sempre è così, magari è anche più realistico, quindi c'è anche chi muore e non dice assolutamente niente. Però dai, almeno a me sarebbe piaciuto. Non so, fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate. Come vedete, sono ancora molto emotiva, quindi un video direi molto emotivo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io nel frattempo vi mando un grosso bacione e arrivederci al prossimo video. Ciao!